La città di Adelphia ha celebrato il suo prodotto tipico, l'uva da tavola. La nostra troupe ha raggiunto la cittadina in provincia di Bari domenica 16 settembre alle ore 21. Quest'anno la festa proponeva un itinerario enogastronomico lungo le vie del borgo antico di Adelphia con la partecipazione di artisti di strada. Per le vie principali della cittadina erano presenti stand con la migliore uva in esposizione. Inoltre, nell'ambito della sagra si è tenuta la consueta premiazione del grappolo d'oro, valutato da una giuria che ne ha attestato il peso, il colore, il sapore e l'omogeneità. Il sindaco della città, avvocato Vito Antonio Antonacci, e la presidente della Proloco di Adelphia, Ersilia Tedeschi, hanno ringraziato tutti i commercianti che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. Noi abbiamo ripreso gli stand enogastronomici del centro storico e ascoltato gli operatori economici, il sindaco e la presidente della Proloco. Cantina Imperatore, cosa possiamo degustare qui? Qui si può degustare un ottimo primitivo, una verdeca, un amabile, un aglianico, sono diversi vini, tutti autoctoni, pugliesi, noi produciamo dal 1973. Signora, cosa state offrendo qui in questo stand? Le pupizze, è una specialità barese fatta con farina, acqua tiepida e lievito. Niente, si mangiano. E si impastano con un po' di energia e con tanto amore. E poi si friggono. E poi si possono utilizzare sia con il sale che con lo zucchero. Va bene, allora buon appetito a tutti. Grazie. Con noi uno dei sommelier della festa dell'uva da tavola di Adelphia e praticamente siete presenti con l'enoteca 1990. Ci vuoi parlare un po'? Niente, questa enoteca è aperta da meno di un anno e si trova sul corso di Adelphia. Enoteca 1990, oltre a indicare l'anno di nascita dei due proprietari, indica anche l'anno che è comunque obbligatorio che si deve trovare sulle bottiglie di vino. Anche la soggiornatura del vino? Sì, l'annata di vendemmia. E anche perché indica che nel 1990 ci fu l'inizio del boom per l'esportazione del vino italiano in tutto il mondo. Thank you.
siamo nello stand della Proloco e precisamente ad Adelfia, alla festa dell'uva. Naturalmente la Presidente ci racconterà meglio come è andata la festa e soprattutto i criteri di valutazione dei grappoli dell'uva. A te la parola. Allora, per noi, come nuova Proloco, è il primo anno che stiamo facendo la festa dell'uva. L'edizione 2012 per noi è stata importante. Ovviamente oggi, quest'anno, ricorre il 12° anno di concorso del grappolo d'oro. I grappoli vengono valutati da una giuria di esperti che valutano sì il grappolo nell'omogeneità, ma anche il colore degli acini, valutano ovviamente l'omogeneità degli acini, il sapore ovviamente, perché lo assaggiano, e anche il grado zuccherino è stato valutato. Ovviamente questi giuristi hanno valutato i primi tre grappoli dell'uva regina e pizzutella. Quest'anno è stato fatto anche la valutazione del grappolo delle altre varietà. Ovviamente ieri sera abbiamo fatto la valutazione di questi grappoli ed è stato già designato il vincitore, e ora procederemo alla premiazione in pubblico del grappolo, lo faremo vedere a tutti. Sindaco, quest'anno Adelfia ha fatto qualità? Sì, una produzione di qualità aiutata dal clima, aiutato ovviamente anche dalla solita preparazione dei nostri produttori, insomma una qualità altissima che si presenta anche di buona tenuta, e questo sicuramente consente di guardare in prospettiva i mercati anche nel periodo più lungo e quindi di fare anche un buon prezzo di collocamento sul mercato. La premiazione del grappolo più grande? Sì, questa sera non abbiamo premiato ancora una volta la qualità oltre che il grappolo più grande, quindi diciamo la qualità ancora una volta della nostra uva regina soprattutto, e il suo colore omogeneo, il suo grado zuccherino, insomma ecco tutti gli ingredienti della nostra pregiata uva, l'orgoglio della nostra terra. Quindi il volano dell'economia di Adelfia? Sì, il volano della nostra economia accanto, diciamo, alla volontà di tanti giovani che si avvicinano all'agricoltura con speranza e fiducia. Il compito dell'amministrazione sarà quello di non perdere e disperdere questi fermenti di novità, anche di giovani che in questo momento si avvicinano al comparto agricolo. Ho già in qualche modo interessato i sindaci dei comuni di Rutigliano e Noicattaro perché ecco, tutti assieme si faccia sponda istituzionale e si sorregga un'economia portante di un territorio che va ben oltre Adelfia, ma che ovviamente guarda un'area più vasta, che è quella del triangolo della pregiata uva da tavola. Sì, sì. Thank you.